non pensate ad una bella torta bianca con una ciliegina rossa sopra. Ho detto non pensate. Cosa vi è venuto in mente? La torta, avete già l'acquolina in bocca. Cosa accade? Ogni volta che una persona pronuncia qualche cosa, si forma nella mente dell'interlocutore l'immagine di quella parola e lo abbiamo già influenzato. Stessa cosa vale per noi stessi. Se per esempio ho deciso che voglio dimagrire e dico, beh, da oggi basta, voglio perdere peso. Allora, cosa accade al nostro inconscio? Ci dice, ma stai tranquillo, perché a nessuno piace perdere. Perdi pure, tanto ci ripenserò io a fartelo ritrovare. È un po' come quando perdiamo le chiavi o gli occhiali in casa e le vogliamo ritrovare. Quindi, un modo negativo di dire al nostro inconscio è perdere peso. Quindi se vogliamo dimagrire, diciamo, voglio dimagrire, voglio raggiungere il mio peso forma. Altre parole che non vanno dette, che non sono così positive, per esempio è un problema, è un sacrificio. Tante volte le persone vengono a me e mi sento dire però è un sacrificio. Cambiamo questo modo di dire, diciamo no, è un cambiamento. Il cambiamento è sì difficile, però è una cosa possibile. Quindi se noi sentiamo delle parole nella nostra testa come problema, difficoltà, sacrificio, è impossibile, non ce la farò mai, ma anche semplicemente le parole come non è un problema, come dire a un bambino non toccare, ha già messo lì la mano, diciamoci è semplice, lo raggiungo, posso farcela. Se noi diciamo, ci viene in mente la parola problema, diciamo stop dentro di noi naturalmente e poi dentro di noi pronunciamo questa parola al posto di problema, diciamo è una sfida, mi è arrivata adesso, è qualcosa che veramente voglio fare perché è la mia via e quando sento il richiamo della mia via non devo fare altro che percorrere la mia via.